Eccellenza Reverendissima, è un onore per noi animare il Rosario Serale nel mese mariano presieduto da lei, figlio e poi pastore di questa diocesi, a cui è rimasto legato da un vincolo indissolubile, che l'ha condotto a tornare a San Giovanni Rotondo al termine dell'ultimo incarico pastorale come arcivescovo metropolita di Lecce. La sua presenza e il suo apostolato in questo santuario non sono solo il frutto di un richiamo delle radici umane e spirituali che affondano nella sua terra di origine, ma scaturiscono anche e soprattutto dallo speciale e forte vincolo con la figura e la spiritualità di San Pio da Pietrelcina. Come si evince dalla continua disponibilità a svolgere il suo ministero negli ambiti che hanno costituito i pilastri del sacerdozio del santo, l'altare e il confessionale. Guardiamo dunque a lui e alla sua profonda devozione alla Madre di Dio e Madre nostra per farci guidare nel nostro raccoglimento. Cercando di trovare la luce nel suo esempio, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, insieme ai rappresentanti delle tre realtà che sono stato chiamato a rappresentare e a tutti coloro che partecipano alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare assieme a me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'amore dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu, che ne hai considerato un tesoro geloso, il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera di pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati grande per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.